Ciao a tutti, io sono il re delle patenti. In questi video ho racchiuso tutti i contenuti inerenti alla patente B, spiegati in maniera facile, chiara e con un po' di sprint. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato ed essere aiutato per le lezioni teoriche e pratiche, clicca mi piace e iscriviti al canale. Buona lezione! Bentornati, oggi parliamo di distanza di sicurezza. Questo è uno dei capitoli più difficili del libro, perciò aprite le orecchie e ascoltate bene, mi raccomando. Che cos'è la distanza di sicurezza? All'interno del libro e dei quiz inerenti alla patente B, la distanza di sicurezza viene definita come la distanza che dobbiamo tenere dal veicolo che ci precede, quello davanti a noi, ed è la distanza necessaria che ci impedisce un contatto col veicolo che abbiamo davanti a noi. Quindi, sintesi, cos'è la distanza che devo tenere dal veicolo che mi precede per evitare di colpirlo? Facilissimo. In realtà la distanza di sicurezza non è solo quella, La distanza di sicurezza è la distanza che dobbiamo tenere da qualsiasi cosa che ci circonda. Mi raccomando, perché quando parleremo del sorpasso e superiamo un veicolo, noi dobbiamo aumentare anche, specialmente se c'è il vento, in caso specifico, la distanza di sicurezza laterale. Quindi la distanza di sicurezza è quella distanza che devo tenere da qualsiasi cosa. Ora, regola numero 1. La distanza di sicurezza generalmente non è mai una distanza fissa. Ne esistono solo due che vedremo fra un po', che dovete imparare a memoria. Ma generalmente non è mai fissa. Varia, o meglio, vede il suo mutarsi attraverso tantissime situazioni, attraverso tantissime varianti, come magari la velocità, come magari lo stato, le condizioni dell'asfalto, le condizioni atmosferiche, lo stato psicofisico del conducente. Sono tantissime le varianti che vedono modificarsi la distanza di sicurezza. Noi partiamo dalla base. Ora, regola numero 2. Esistono due distanze di sicurezza fisse, che la legge ha detto è così. E adesso le vediamo. Queste le dovete imparare a memoria. Dice, distanza di sicurezza fisse. Due punti. Uno, veicolo sgombra neve. La legge dice, dalla macchina sgombra neve devi stare lontano, almeno, mi raccomando, 20 stramaledetti metri. Questo è da imparare a memoria. Quindi, facciamo degli esempi stupidi. Vedo la macchina sgombra neve o spanditrice di sale, è la stessa cosa, ragazzi, mi raccomando. Cioè, sgombra neve toglie la neve, spanditrice di sale mette il sale, ma questo è uguale. È la stessa definizione. E almeno 20 metri, cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico. Sto guidando la mia autovettura, vedo la macchina sgombra neve davanti. Posso stargli a 10 metri di distanza? No, 9, non si può fare. Posso stargli a 30 metri? Sì, a 20? Almeno a 20. Quindi a 20 va già bene. Seconda, distanza di sicurezza fissa. Questa la scazzano tutti. Dice, se sono su una strada extraurbana e c'è il segnale divieto di sorpasso per tutti i veicoli che non trasportano le persone e quindi quelli che trasportano le merci, che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Sintesi, in parole povere, facciamo degli esempi. Tutti quelli che trasportano le merci che pesano più di 3,5 tonnellate non possono superare nessuno. E l'esempio reale è questo. Mi trovo su una strada lunga. C'è il divieto di sorpasso. Io sono la macchinina A. Sono questo. E davanti a me vedo un autocarro, cioè un veicolo che ha una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, quindi il segnale vale per lui, Lui non può superare nessuno. Poi davanti c'è un altro autocarro, davanti c'è un altro autocarro, davanti ce n'è un altro e davanti ce n'è un altro ancora. Ora, ragioniamo tutti, ok? Voglio spiegarvi questa cosa attraverso un ragionamento così vi si ficca in testa, non la dimenticate più. Questi veicoli
su una strada extraurbana posso raggiungere al massimo la velocità di 70 km orari. Tutti. Io, che guido la macchinina A, posso andare a 90 in questo disegno specifico. Che cosa vuol dire questo? Secondo voi, io, che sono a bordo della macchina A, la guido, dirò, wow, che culo, ho davanti 500.000 autoveicoli che trasportano merci, oppure dirò, che sfiga, devo andare più piano. Una persona che prova a guidare dirà, che sfiga. Ma in questa situazione, il veicolo A non può superarli tutti, perché se prova a fare questa cavolata, arriverà prima o poi il veicolo B, boom, e accadrà un incidente. Allora, il codice della strada dice, a queste tipologie di veicoli, se tu sei un veicolo che trasporta merce con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dove c'è stato imposto il segnale di divieto di sorpasso, per evitare questa situazione e per agevolare, aiutare gli altri veicoli a superarvi, tra di voi dovete stare a una distanza di almeno 100 metri. Quindi loro devono avere una distanza tra di loro di almeno 100 metri. Così io, che guido la macchina A, ne supero uno alla volta e riesco pian piano a uscire da quella situazione lì. Abbastanza facile, quindi ricordatevi, la distanza di sicurezza non è mai una distanza fissa, a parte in due casi. Macchina sgombraneve o spanditrice di sale, almeno 20 metri. Se siamo su una strada extraurbana e c'è il divieto di sorpasso per i veicoli che non trasportano le persone, che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, tra di loro devono stare a 100 metri, così gli altri riescono a superarli. Queste sono le uniche due distanze di sicurezza fisse. Ora andiamo a vedere nello specifico la distanza di sicurezza, a cosa dobbiamo regolarla. Perciò parleremo di spazio di reazione, spazio di frenata, di frenatura e spazio totale di arresto. Continuiamo con la distanza di sicurezza partendo dalla base. Ora, visto che vi ho spiegato cos'è la distanza di sicurezza, vi ho detto che la distanza di sicurezza non è la distanza fissa a parte in due casi, vediamo di entrare nello specifico e disegniamo un disegno, quindi vi andrò a disegnare un disegno all'interno della lavagna che vi spiegherà tutte le cose che dovete sapere per risolvere i quiz. Facciamo un esempio reale, partendo però dal concetto mentale che la distanza di sicurezza è la distanza che devo avere dal veicolo che ci precede e cambia in base al tipo di pericolo che ho. E il pericolo, non dovete pensare solo alle cose che ho davanti, perché il nome pericolo può essere inteso come effettivamente qualcosa che ho di davanti, oppure un malfunzionamento del mio veicolo, uno stato psicologico mio alterato, oppure stanchezza, capito? Qualsiasi cosa che va a modificare una normale circolazione. Seguiamo bene quello che vado a disegnare adesso. Partiamo da un concetto fondamentale. Immaginate che questa, facciamo così, sia una strada. Questa è un'autovettura, veicolo A. E davanti a noi ci piazziamo un pedone. Perciò, scena reale, io sto guidando la macchinina A. Cosa accade? Vedo un pedone che mi attraversa la strada. Ho disegnato il pericolo più brutto di tutti, perché se ammazziamo una persona è una cosa gravissima, ok? Non bisogna mai arrivare a questo livello qui, per farci entrare di più, nello specifico, nelle cose che sto per fare adesso. Adesso andrò a spiegare in maniera facilissima che cosa accade quando noi, conducenti del veicolo A, vediamo un pericolo davanti a noi, in questo caso il pedone. La scena è questa. Io guido il veicolo A. A un certo punto mi attraversa il pedone davanti alla strada. Che cosa accade? State attenti, Inizialmente il soggetto che guida il veicolo, quindi il conducente, fa un ragionamento, perché tutte le persone normali ragionano. Quindi immaginiamo che in questo punto, qui, io vedo, diciamo così, vedo
il pericolo. Quindi chi guida vede il pedone che sta per attraversare. È la prima cosa che capita, che cade questa, eh? Che cosa succede quando vedo il pedone che attraversa? Bam! Paranoia nel cervello. E inizio a fare un ragionamento del tipo: cazzarola, non posso ammazzare il pedone. Questo è il ragionamento che fanno tutti. Nessuna persona con un po' di cervello vede uno che attraversa e dice: muori, cazzo, non può farlo, eh? Perciò il primo ragionamento che fa una persona normale è: non posso ucciderlo. Tutte le persone, quando fanno un ragionamento, in media ci mettono un secondo. 2 più 2, 4. Quanto ci ho messo a dirlo? Un secondo, ok? Perciò state attenti adesso, eh? Io in questo punto vedo il pericolo. La macchina continua ad andare avanti, passa un secondo, perché io ci impiego un secondo a ragionare e dico: cacchio, non posso ucciderlo. Logico è che non continuerò a ragionare, a dire: non posso ucciderlo, non posso ucciderlo. Devo reagire. Come reagisco? Bam! Schiaccio il freno. In questo punto immaginate che io appoggio il piede sul freno. Perché abbiamo detto prima, non c'è da schivare nulla, bisogna evitare di colpire le cose. Quindi, ricapitoliamo la filastrocca, lo rispiego un po', sarò un po' logorroico perché questa cosa è difficile. Caso reale, guido la macchinina A, mi passa un pedone davanti alla strada, la prima cosa che faccio è vedere il pedone che attraversa. Mentre lo vedo ragiono e dico: non posso ammazzarlo. Mentre ragiono passa un secondo e il mio veicolo continua ad andare avanti, non rimane fermo in un secondo. Poi cosa faccio? Appoggio il piede sul freno e freno. Quando freno, quindi in questo punto io freno, la macchina, bam, non si ferma subito, il veicolo non si ferma subito, ma rallenta piano piano, piano piano, piano piano, finché si ferma. Ora, facciamo una situazione positiva. Rallento, rallento, rallento e immaginiamo che in questo punto io mi sono fermato. Quindi qua sono fermo. Questo è il disegno reale di una situazione di pericolo, ok? Una qualsiasi situazione, io ho disegnato il pedone perché è il caso più brutto. All'interno dei quiz iniziano a spiegarvi determinate cose, aggiungendo determinati nomi, ok? In base alla distanza che percorre il veicolo. Iniziamo a entrare nello specifico, quindi ora inizia il pezzo difficile. I metri che percorre il mio veicolo da quando io vedo il pedone fino a quando appoggio il piede sul freno si chiama spazio di reazione. Perché si chiama spazio di reazione? Quindi ricapitoliamo cos'è. Lo spazio di reazione che cos'è? Sono i metri che percorre la mia macchinina, il mio veicolo, da quando io vedo il pedone, vedo il pericolo, passa un secondo che sto ragionando, quindi reagisco al pericolo e appoggio il piede sul freno. Questi metri si chiamano spazio di reazione. Si chiamano reazione perché è l'uomo che fa questo determinato lavoro, è l'uomo che reagisce al pericolo. Il veicolo è solo uno strumento. Ricordatevelo, questo è il lavoro che svolge l'uomo. Poi abbiamo detto che qui il veicolo non si è fermato, ho solo appoggiato il piede sul freno. Che cosa faccio? Freno. In questo punto freno. I metri che percorre il mio veicolo da quando freno, wow, fino a quando si ferma totalmente, si chiama spazio di frenatura. Perché frenatura? Perché cazzo ho frenato, ok? È facilissimo da dire, posso dire le parolacce, partendo dai beep. Però è così. Tutto chiaro fin qua? Abbastanza facile. Quindi, spazio di reazione cos'è? Inizia da quando vedo il pericolo a quando appoggio il piede sul freno. Ed è lo spazio che sono i metri che percorre la mia macchina in un secondo, perché ci piego un secondo a reagire. Spazio di frenatura da dove inizia? Da quando io freno fino a quando il veicolo è fermo. Quindi sono tutti i metri che percorre quando rallento, rallento, rallento e mi fermo. Dall'inizio, proprio da zero, quando vedo il pericolo, fino alla fine. Perciò lo spazio di reazione più lo spazio di frenatura ha un altro nome e si chiama spazio totale di arresto.
Tutti avete capito? Abbastanza facile questa spiegazione, eh? Detta così è facile. Adesso andiamo ad analizzare ogni singola fetta della torta. Quindi vediamo lo spazio di reazione, lo spazio di frantura e lo spazio totale d'arresto. Partiamo dal primo, spazio di reazione. Ora state molto molto attenti. Il libro, o meglio i quiz, dicono: bravo Matteo, wow, sei un figo, hai spiegato questa cosa qui, ma non me ne frega un cacchio di quello che hai detto tu. Io ti faccio una domanda facilissima. La domanda è: secondo te, parlo di me, ok? Matteo, quando è che lo spazio di reazione può aumentare o può diminuire? Cioè, in base a cosa il mio veicolo potrà percorrere più metri? Vediamo se avete capito, eh? Lo spazio di reazione viene modificato da diversi fattori. Il primo che modifica lo spazio di reazione, quello più importante, è sempre la velocità. Perché? Perché abbiamo detto che lo spazio di reazione sono i metri che percorre il mio veicolo quando io ragiono in un secondo. Ora, scena stupidissima, ma vi serve per capire. Se io cammino e quindi vado a una certa velocità e dico 1, sono qui. Se io corro e dico la stessa cosa, faccio 1, ho percorso più metri. Perciò maggiore la velocità a cui vado, maggiori metri si percorreranno in un secondo. Tutto chiaro? Abbastanza semplice questo, eh? La seconda cosa che modifica lo spazio di reazione, lo dice la parola stessa, reazione. Chi è che reagisce? Noi. E secondo voi? Io posso reagire, abbiamo detto che una persona normale reagisce in un secondo, se il suo stato psicofisico, la sua mente e il suo corpo, sono a posto. Ma se io sono ubriachissimo, ci metterò un secondo a capire che c'ho davanti un pedone? No, eh? Sapete come lo capisco? Così, l'ho messo sotto, dico, cazzo, l'ho ucciso. Perciò dipende dal nostro stato psicofisico. Più sono sballato, comunque arrabbiato, c'è uno stato emotivo alterato o condizionato da qualsiasi cosa, distrazione o altri fattori, e più ci impiegherò a capire che è davanti a un pericolo. E quindi i secondi aumenteranno. Quindi la seconda cosa che può modificare lo spazio di reazione è lo stato psicofisico del conducente. Finora ci siamo, abbastanza chiaro. Adesso inizia il pezzo difficult. Lo spazio di reazione. Spazio di. Nel libro lo equivalgono, dicono tu sei uguale alla distanza minima di sicurezza. È la stessa cosa. Quando dicono distanza minima di sicurezza o spazio di reazione, cavolo, è la stessa cosa. Quindi non andatevi a paranoiare o cose del genere. E ve lo fanno calcolare. Vi danno una formula da imparare a memoria che dovete calcolare. E non dovete scazzarla, eh? La formula è questa. Quindi spazio di reazione, che è uguale a distanza minima di sicurezza, uguale velocità diviso 10 per 3. Questa formula è da imparare a memoria. Cosa vuol dire? Adesso facciamo dei cacchio di esempi, perché se no non ci capiamo dentro un cacchio. Esempio. Un veicolo che va a 50 km orari, qual è il suo spazio di reazione? Si fa 50, che è la sua velocità. Il numero 10 e il numero 3 sono costanti, rimangono sempre così, perché in realtà questa è una formula semplificativa. Il vero calcolo era velocità diviso 3,6, ma cazzarola raga, vi sfido a farlo senza calcolatrice all'esame di teoria. E allora hanno messo questa formula semplificativa che vi aiuta in maniera molto molto più veloce. 50, che è la velocità. Abbiamo detto 10 è una costante, come anche per 3. Diviso 10 fa 5. 5 per 3 circa 15. 15 cosa sono? Banane? No, sono metri. Sono i metri che percorre il veicolo in un secondo alla velocità di 50 km/h. Quindi io vado a 50 all'ora, dico 1. Quanti metri ho percorso? 15.
Circa, ho messo circa 15 perché in realtà, raga, nei quiz non è esattamente così. Prima vi ho spiegato che questa è una formula semplificativa. Il vero calcolo è 50 diviso 3,6. Nei quiz il numero corretto è 14. Perché? Perché loro hanno fatto il calcolo con la formula vera. Ora, state attenti, eh. Se utilizzate questa formula, e dovete utilizzare questa formula, quindi non andate a fare delle cagate, dovete utilizzare questa cacchio di formula, dove il 10 è il numero fisso e il 3 è il numero fisso, il numero che vi verrà, il risultato, sarà simile a quello che c'è nei quiz. Non sarà per forza corretto, perché man mano che aumenta la velocità, il risultato che vi verrà sarà leggermente diverso. Se il numero differisce, vuol dire varia, di almeno 5 cifre, di al massimo 5 cifre, è corretto. Se cambia di 6, no. Facciamo degli esempi. Altro esempio per capire. Questa volta vado alla velocità di 100. Facciamo così. 100 chilometri orari, tondi tondi. Come si fa il calcolo? Si fa 100, che è la velocità, diviso 10, che fa 10, per 3, perché questo e questo sono sempre nella formula. 10 per 3 fa circa 30 metri. Nei quiz c'è scritto 28. Va bene? Sì, è corretto, perché è vicino al numero che vi è arrivato a voi. Quando i quiz sono falsi, il numero differisce di tanto, eh? Ad esempio vi dicevano, equivale a 9. No. Equivale a 80. No. Ok, il numero è vicino. Adesso continuiamo con la spiegazione. Abbiamo visto lo spazio di reazione, ora vediamo lo spazio di frenatura. Adesso vi lascerò 2 secondi per vedere questa cosa qui e ragionare un attimo, poi cancellerò tutto e continuerò con lo spazio di frenatura. Quindi avete 2 secondi per guardare questa cosa e poi andiamo avanti. Perfetto, continuiamo. Spazio di frenatura. Ora, spazio di frenatura. Io scrivo abbastanza male, immaginate un po' che c'è scritto frenatura. Ora continuiamo il discorso e iniziamo a parlare dello spazio di frenatura. Ricapitoliamo la filastrocca. Che cos'è lo spazio di frenatura? Sono i metri che percorre il mio veicolo da quando appoggio il piede sul freno fino a quando il veicolo si ferma. Ricordatevelo, eh? Adesso la domanda è la stessa. Secondo te, Matteo, quando è che lo spazio di frenatura può aumentare o può diminuire? In base a cosa aumenta o in base a cosa diminuisce? Ragioniamo tutti. Il ragionamento che dovete fare è: quando è che farò fatica a frenare? La prima cosa che modifica la vostra frenata è la velocità. Più forte vado, più ci impiegherò a frenare. C'è una regola basilare che dovete imparare, che è questa, sulla distanza di sicurezza, poi lo facciamo alla fine, Più forte vado, più ci impiego a frenare, più dovrò stare lontano dal veicolo che ho davanti. Ricordatevelo, eh? Quindi, la prima cosa che modifica lo spazio di frenatura è sempre la velocità. Questa volta, lo spazio di frenatura è condizionato non da noi esseri umani che abbiamo reagito davanti al pericolo, ma è condizionato dal veicolo soprattutto e dall'ambiente che lo circonda. Perciò iniziamo a capire questa cosa qua. Lo spazio di frenatura è il lavoro che fa il veicolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio di frenatura è condizionato dalle condizioni del veicolo, che possono essere condizioni dei pneumatici, se ha le ruote lisce scivola, condizione dei freni, se i freni che sono consumati stridono e mettono un fischio, fa fatica a frenare. Da tantissimi fattori, eh. Condizioni atmosferiche. Cosa vuol dire? Se piove, c'è la neve, c'è il ghiaccio, il veicolo scivola,
ci impiega molto a frenare. Condizioni strada. Se la strada è vecchia, rovinata, piena di buche, io scivolo e quindi ci impiego molto a frenare. Condizioni plano altimetriche. Cacchio vuol dire? Se sono in salita o in discesa cambia la frenata, se sono in discesa aumenta la velocità e quindi ci impiego molto di più a frenare. Sono tantissime queste cose qui, sono molte, infinite in realtà, dipende dalle condizioni, adesso non so scriverle tutte. La cosa che dovete ricordare è quando abbiamo fatto lo spazio di reazione, adesso lo cerchio, c'erano le condizioni psicofisiche del conducente, perché è lui che ragiona. Ora che facciamo lo spazio di frenatura, il conducente non può più fare un tubo, l'unica cosa che può fare è frenare. E quindi se nei quiz vi diranno, e c'è questa domanda che fotte tutti e non dovete cascarci come delle pere, lo spazio di frenatura dipende dalle condizioni psicofisiche del conducente? Cazzata! Falso! È lo spazio di reazione che dipende da come sta il conducente. Mi raccomando, non cascate in questo trabocchetto. Adesso il libro vi fa imparare a memoria, tra virgolette, una cosa che io ve la rappresento attraverso due tabelline. La prima è la tabellina che dovete imparare a memoria, la seconda è una situazione simil, perché non è proprio così, reale, solo per farvi capire che cacchio stiamo facendo. Immaginate questa cosa qua. Boom. Due tabelle. Questa cosa la faccio solo io, mannaggia miseria. Da una parte c'è la velocità, dall'altra parte lo spazio di frenatura. Stessa cosa qua. Velox, spazio, frenatura. Il libro dice, tabella da imparare a memoria, tabella che serve per capire che cacchio stiamo facendo, se no non ci capite una mazza. E quando studiate a memoria una cosa e non ci capite una mazza, non la imparate in realtà a memoria, eh. Viene cancellata la punto 8. Facciamo un esempio stupido. Se un veicolo va a 50 km orari, qual è il suo spazio di frenatura? Allora, c'è un calcolo che bisogna fare, ok? Io vi dico già il risultato, io il calcolo lo so, a voi nei quiz non lo chiedono, quindi che cazzo me ne frega di sapere questo calcolo? Fidatevi di me. Io vi dico che un veicolo che va a 50 km orari e improvvisamente uno frena di colpo, per far sì che il veicolo si fermi totalmente, meglio, se vado a 50 all'ora e freno, il veicolo rallenta, rallenta, rallenta e si ferma in uno spazio di 10 metri. Ci impiego 10 benedetti metri per fermarmi. Come faccio a saperlo? Io l'ho calcolato, lo so. Voi fregatevene, è giusto. Vi basta sapere questo. Il libro dice, bravo, hai ragione, ma se io ti raddoppio la velocità, quindi ragioniamo tutti, hanno raddoppiato la mia velocità, ok? Per 2. Invece di essere 50 cosa sarà? 100 km orari. Questa volta vado a 100 km orari. Quanto sarà lo spazio di frenatura? Si fa così, è il quadrato, cioè raddoppio la velocità, 2 per 2, lo spazio di frenatura sarà 4 volte rispetto a quello che ottenevo quando andavo a 50 km orari. Vuol dire che se prima frenavo in 10 metri, adesso ci metto 4 volte, cioè ci impiego 40 metri per fermarmi. Chiaro il discorso? Bravo, Matteo, hai indovinato. Modifichiamo la cosa ancora di più. Nei quiz dicono ti triplico la velocità. Che cosa accade? Stesso ragionamento, è il quadrato. 3 per 3 fa 9. Vuol dire che se io prima andavo a 50 all'ora e adesso me l'ha triplicato per 3, vado a 150 all'ora. Quanto ci impiego a frenare? 9 volte ci impiego a frenare rispetto a quello che facevo quando andavo a 50. Perciò in realtà per 9 ci metto 90 metri per fermarmi. Bravo, sei un genio, ok, hai spiegato questa cagatina qua. Ti modifico ancora la cosa, cioè quadruplichiamo la velocità. Quanto ci impiegherai a frenare? 4 per 4, 16 volte rispetto a prima. Vuol dire che se io, invece di andare a 50 all'ora, per 4 vado a 200 km orari,
Per frenare, se prima ci mettevo 10 metri, adesso ce ne metto per 16, 160 metri. Questi sono dati approssimativi, non sono corretti, eh? Sono approssimativi, state attenti. Questa è la tabella che dovete imparare a memoria. Questo vi serve per capire una cosa fondamentale. Più aumenta la velocità, più metri impiegherò per potermi fermare. Cosa vuol dire regola base? Più vado forte, più ci impiego a frenare, maggiore sarà la distanza di sicurezza che devo tenere dal veicolo che mi precede. Questa è la base, eh? Più vado forte, più ci impiego a frenare, maggiore sarà la distanza di sicurezza da tenere. Ricordatevi questo e avete capito tutto. L'ultima cosa da fare è lo spazio totale di arresto, ma è facilissimo, perché lo spazio totale di arresto dipende da tutto quello che dipende lo spazio di reazione e da tutto quello che dipende lo spazio di frenatura, perché è lo spazio di reazione più lo spazio di frenatura. La lezione è finita, mi raccomando state molto molto attenti perché questa è una delle lezioni più difficili di tutte. Alla prossima!